E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E allora oggi niente, ti voglio far vedere il mio Opus. Opus è il tester che va appunto a testare la capacità, leggere i voltaggi e anche la resistenza interna delle celle. L'Opus come è formato? È formato da 1, 2, 3, 4 slot indipendenti, 4 display, che ogni display diciamo corrisponde a uno slottino, molle di contatto dove vai appunto a fare la misurazione con le celle. Questo può andare a ricaricare tantissime batterie, stilo, mini stilo, tantissime chimiche, nickel cadmio, lidio, anche l'IFE PO4. Basta andare per fare la variazione tra l'IFE PO4 e l'ion, per esempio. Basta smontarlo e dentro c'è un piccolo interruttorino a slide, e fai tic verso l'IFE PO4 ed è appunto in modalità l'IFE PO4. Però se è in modalità l'IFE PO4, con questo Opus non potrai andare a ricaricare le Li-ion e viceversa. Perciò io ti consiglio, in base a quali sono le celle che più utilizzi, di impostarlo una volta e lasciarlo sempre per quella tipologia di celle. Questo nel concreto è impostato per l'ion, e invece un altro è impostato per l'IFE PO4. Allora andiamo a fare il test oggi di queste. Queste sono due celle false, ma più false ragazzi non esistono. Ultra Fire 6800 mAh, ci potrebbe essere anche questa X-Ball 8800, ma già questa l'abbiamo testata. Oggi con voi testo queste. Andiamo a dare alimentazione a Opus, che come già hai visto ho fatto una modifica a tutti i miei Opus, sono una trentina. E cosa ho fatto? Ho connesso in parallelo alla ventolina originale una ventola secondaria per andare a massimizzare la dissipazione del calore generato. Che ragazzi, questi caricabatterie, se hai tante celle da testare, lavorano H24, perché poi tutto ovviamente dipende sia dalla quantità di celle che hai da testare che da quanto sono grosse di capacità le celle, perché capita che devi testare celle da 3500 per esempio, ore per completare i vari cicli, e loro funzionano sempre. L'elettronica si diciamo riscalda in maniera molto ma molto veloce. Allora andiamo ad alimentare. Perfetto, 12 volt alimentazione. Perfetto, null, vuol dire che non c'è nulla connesso. Andiamo a mettere la prima, boom, mi dà la tensione 4,1 volt. Vado a impostare una corrente di carica, poi vado a impostare anche la modalità, che è quella charge test, cioè in questa modalità ragazzi mi andrà a testare quant'è la vera capacità della cella. Lo slot questo più a destra può arrivare a massimo 2 ampere come corrente di carico e di scarico. Ora, quando è una sola cella, attenzione, se poi vado ad aggiungerne un'altra, massimo arriva a 1 ampere. E infatti vado a mettere anche questa, e come vedi dalle impostazioni massimo arriva a 1 ampere, perché ovviamente essendo 2 si deve suddividere la corrente massima. Rimposto di nuovo, ok, charge test, perfetto, sono entrambi a 4,01 volt. Do il via, boom, perfetto, in questo momento sta caricando con 500 mAh cada una. Quando arriverà al massimo andrà a scendere, perciò a scaricare le celle. Volendo potrei anche caricare questa, questa è una 26650. 650 come vedi è la lunghezza massima che può
accettare questa tipologia di carica batterie. Ok ragazzi, nell'attesa che le celle si destano, ti faccio vedere il mio box per la stampante 3D. Questi sono tutti i filamenti che ho in questo momento, vari colori, PLA, tutti PLA. Però dentro gli scatolini ho anche alcuni campioni di ABS, di filamento, quello diciamo morbido, flessibile, eccetera, eccetera. Lei è la mia stampante 3D, Anycubic Chiron, che ora accendiamo e facciamo stampare un progetto molto molto interessante. Niente, andiamo a vedere cosa fanno le celle e per questo video comunque mi raccomando iscriviti al canale se vuoi vedere progetti nuovi. Questo ragazzi è il termostato che mi regola la temperatura del mio box. Impianto luci dimmerato che posso andare a regolarne la potenza, eccetera, eccetera. Questo in automatico fa partire la ventola che mi abbassa la temperatura del box. Benissimo ragazzi, il test è finito. Ti mostro cosa dicono i due display. Full test 58 mAh e l'altro 83 mAh. Ragazzi, non stiamo scherzando. Vuol dire che queste due celle altro che 6.800. Cioè, ma è normale perché su AliExpress costano 40-50 centesimi l'una, cioè se sei bravo li trovi a questi prezzi, è normale che non potevano superare neanche i 1000 mAh. Che qua dentro che cosa ci sarà? Non lo so ragazzi cosa ci sarà, so solo che non dovete andarli ad acquistare mai. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto un like, un commento, fammi sapere se hai avuto esperienze con queste celle. Mi raccomando, ti ricordo il corso Battery Maker se vuoi imparare a lavorare con queste celle e non solo, anche con queste, con la tecnologia Lidio in generale, riparazione, customizzazione e produzione, e anche il secondo corso Power Wall Maker che già è online. Niente, tutto sotto in descrizione, anche i fascicoli, ti invito anche al canale Telegram, sempre sotto in descrizione trovi i link. Ciao ragazzi, al prossimo video.